deciso di fare una cosa. Vorremmo partecipare a un video sul tuo canale YouTube. Volentieri. Ben trovati cari amici, come avete appena sentito, le mie due figlie vogliono partecipare a questo nuovo video di YouTube. Bene, cosa avete da dire? Vorremmo intanto sapere dagli altri figli di organisti se si trovano nella nostra stessa situazione. Quale situazione? Diciamo delle cose negative che di avere un padre organista. Ah, quindi sì, sarà un video tutto contro di me a quanto vedo, di cose negative, va bene, vediamo. Quali sono questi aspetti negativi allora nell'avere un papà organista? Che ogni volta che dobbiamo andare a fare una gita in famiglia dobbiamo sempre fermarci in chiesa per nelle chiese che ci sono per vedere gli organi, per saperne di più su organi. Ah, per esempio, un esempio è l'ultima gita in Irpinia, nel quale siamo andati in una chiesa, c'era in corso un matrimonio e ci siamo soffermati a vedere naturalmente l'organo e l'organista, tutte queste cose. Poi altro aspetto negativo qual è? Questo non è poi negativo, uno entra, vede la chiesa, vede che c'è l'organo e si informa, dice che organo è, che non è, chiede se lo può suonare, non è poi tanto tragico, dai. Poi qual è altro aspetto tragico c'è? È negativo. Che ogni volta che c'è un concerto dobbiamo sempre arrivare un mezz'ora prima che inizi il concerto. E va bene, ma quello non fa parte dell'organismo, quella fa parte proprio della personalità di un individuo. Io sono abituato ad arrivare prima. Preferisco arrivare 10 minuti prima in qualsiasi appuntamento anziché arrivare 10 minuti dopo. Mi piace essere puntuale, ecco, quindi 10 minuti prima, poi anticipare 10 minuti e scambiare due chiacchiere con chi deve suonare non è poi la fine del mondo, no? Anzi, credo che faccia anche piacere per chi deve suonare. Sì, però arrivare mezz'ora prima ci può darsi pure che non è arrivato neanche l'organista. Ma mezz'ora forse stai esagerando, ma tieni presente che noi viviamo nel profondo sud, i concerti si fanno a 70, 80, abbiamo visto anche i concerti a 120 km da casa, non sai il traffico che trovi, quindi non puoi pianificare tutto. Se si arriva mezz'ora prima, che si fa? Si beve un caffè, si prende una tombina, poi si va in chiesa, qual è il problema? L'altro aspetto negativo qual è? Per esempio quando vediamo i film, i programmi che ci interessano e tu puntualmente inizi ad ascoltare brani organistici a tutto volume. Ah, vabbè, ma io lo metto a tutto volume perché come ben sapete sto diventando sordo, quindi devo mettere per forza tutto volume, ma non credo che diano fastidio, poi è una bella musica. Questo lo capiamo, però cioè, potresti anche metterti in un'altra stanza, non per forza in quel stesso momento. Da oggi in poi mi esilio allora. Guardati pure, se proprio vuoi stare là perché è la stanza più calda, puoi pure ascoltare musica un po' prima che incominci il film, così va bene, avete ragione, sotto questo punto di vista forse avete ragione, il volume del mio cellulare è troppo alto. Poi un altro aspetto, sono aspetti negativi, continuiamo con questi aspetti negativi. Una cosa è ad ogni concerto bisogna fermarsi dopo a fare la pizza con gli altri amici che naturalmente sono tutti organisti e non è che si parla di altre cose, di altri argomenti, ma solo e soltanto di organi, quindi cioè... ho capito. Voi, quando andate a fare le pizze di compleanno con i vostri amichetti, di cosa parlate? Vabbè, delle cose che a voi vi interessano. Significa che quando noi andiamo a fare la pizza con degli amici miei organisti, noi parliamo delle cose che più ci interessano, che più ci stanno a cuore in quel momento. E se la pizza è subito dopo il concerto, si parlerà sicuramente del concerto appena ascoltato. Sì. Ma questo per voi deve essere una fonte di arricchimento, non di noia. In questo video mi avete massacrato. Una cosa positiva la volete dire? Sì. Qual è la cosa positiva, Benedetta? Che diciamo avere un padre organista è bello perché fin da quando il primo giorno di vita sei sempre nella vita della musica. Ah, sei immerso nella musica quindi.
quindi vedi che non è tutto brutto, non è tutto negativo. Ma tu farei l'organista grande? No, vuoi suonare il clarinetto, vero? Il clarinetto. Pensate un po', clarinetto! Da dove ti viene, esce fuori questo clarinetto? Io il violino. Ma il clarinetto è un registro dell'organo ottocentesco, clarinetto basso e clarinetto alto. Vedi, tu suonando l'organo suoneresti pure tanti strumenti, il flauto, il clarinetto. Invece quando suono il clarinetto suoni solo il clarinetto. Guarda, una grande macchina sonora. Va bene, ho capito, devo cambiare atteggiamento. Aspettiamo i commenti degli altri figli, con degli altri figli che hanno il papà musicista, organista, e vediamo se vivono lo stesso dramma, tra virgolette, delle mie due figliole. Ciao ciao!